ragazzi, ciao a tutti i nanicchi e bentornati qua su Farming Simulator 17, mappa Stop and Back. Ragazzi, incredibile, guardate un po' chi ve porto oggi per la prima volta. Poddy! Ciao a tutti! Colui che sa fare danni a volontà, ma oggi lo tengo d'occhio perché sennò, raga, sennò lo banno in eterno, raga. Lo teniamo d'occhio oggi a Poddy, perché qua si lavora seri. Però ragazzi, purtroppo ho avuto un brutto problema con l'ultima mod che vi ho fatto vedere, quella del, diciamo, triciclo. Quella mod lì, ragazzi, mi ha dato un problema assurdo. Mi ha cancellato tutti i miei mezzi, mi ha cancellato tutti i miei attrezzi, ha rimosso tutto dalla mappa, tutto, raga. Ho dovuto ricomprare tutto da capo, ovviamente con i soldi infiniti ho ricomprato sta roba perché non c'era altro modo. E quindi, raga, praticamente ho dovuto ricomprare tutti i mezzi, tutto quello che avevo. Difatti, mo, come potete notare, i trattori hanno 0.0 ore di utilizzo perché li ho dovuti ricomprare. Difatti, ho tolto il link di quella mod nell'ultimo video, così non la scaricate, perché sennò rischiate di perdere tutto quello che avete nella vostra mappa. Ed effettivamente la prossima volta seguo il vostro consiglio, starò più attento. Le mod magari prima le provo in un'altra partita e poi le metto direttamente. E poi il backup. Metto qua. Diciamo che dovrei fare anche il backup della partita. Poi verifichiamo, raga, che non l'abbia sviluppato Poderak, perché sicuramente una mod la sviluppata da Poderak che fa danni. Poi, raga, non ricordo se avevo qualcosa nel silo, non ricordo, ma mo non c'è niente. Non so se avevo venduto oppure non lo ricordo. Fatto sta che mo nel silo non c'è più niente. No, non me lo spiego. Comunque sia, raga, a parte quindi questo problema che ho tutto sommato risolto, oggi facciamo insieme a Poddy un po' di cippato, perché ovviamente siamo in estate. E tu non lo toccare e basta, no? Lui, raga, mette sempre mani dove non deve. Allora, raga, oggi facciamo cippato perché non c'è altro da fare in estate a parte il cippato. Ho pensato, potrei anche tagliare la legna e basta. Ma poi non so dove venderla. E quindi tanto vale, raga, che facciamo il cippato. Vedete che ho anche parecchi soldi, perché già che c'ero, ragazzi, ho preso il rimborso dell'impianto di riscaldamento. Ricordate che ho buttato un mucchio di soldi nel riscaldo di riscaldamento? Bene, praticamente mi sono fatto rimborsare i 34.000 euro che avevo buttato nel CES. Quindi, insomma, grazie a questo ho recuperato un po' di spicci. Allora, Mo, ragazzi, che vi ho spiegato la situazione, passiamo avanti. Allora, dobbiamo quindi fare qualche cosina, dobbiamo fare il cippato. Allora, mi avete chiesto, Nick, facci vedere il trattore cingolato. Naturalmente non quello più costoso, l'unico cingolato economico è praticamente questo, che poi non è così scarso. 40 km orari va bene, ovviamente, però non lo compro, perché quant'è che costa? Ma che me ne faccio? Lo pigliamo a noleggio, raga. Non saprei proprio cosa farci. Configurazione, motore, non mica... No, lasciamolo standard, noleggia. Va bene. Allora, poi ragazzi, pigliamo il solito macchinario Jens a noleggio, bene. Pigliamo un altro bel cassone grande, cassone da carico ovviamente. Non questo. Bene, raga, penso che per il momento va bene così. Quindi, Poddy, facciamo così. Te la fai a piedi, Poddy? Cosa? qua, che è successo? Qui non si usa il tab, qui... Ah, è vero che me l'avevi detto! Quindi te la fai a piedi. Chiudi là, Poddy! Ah, faccio lo schiavetto che chiude le porte qua. Aspetta, chiudo io. Già fatto, sì, come no, non capisce mai niente questo. Vabbè, va. Oh, quando hai fatto seguimi, dai. Se dai entro nei ladri, andiamo, vai. Sai perché ti faccio venire a piedi? Perché ci abbiamo un altro trattore da prendere, no? Quindi, vabbè, ma tanto è qua vicino. Ma secondo me per farmi smaltire quello che ho mangiato quest'estate. Veramente, Poddy, dai. Oh, ma sei lento, Poddy, forza, corri. Ragazzi, guardate, io gli operai... Gli operai, raga, li tengo in riga, li faccio correre così. No, Speedy Gonzales, no, Ho fatto uso di steroidi. No, non barare. Allora, facciamo così. Qual è la parte più leggera? Quale può essere?
Vabbè, facciamo così. Allora, io piglio questo. Dove è Pod? È già sparito. Eccolo. Sono qua dietro. Allora, facciamo così. No, no, il trattore quello lì lo voglio usare io, che lo faccio vedere. Praticamente tu usa il trattore che ho mollato io, che io piglio sto bellissimo Massey Ferguson. È bellissimo. Guarda che bello, guarda che bello. Devo prendere questo? Sì, aspetta un attimo però, non ti muovere. Ok. Allora, tu mi segui. Mo andiamo a tagliare un po' di legna. No, non di là, dobbiamo uscire da dove siamo entrati. E vi hai detto mi segui. Oh no, tu ho detto mo mi segui, ma tempo che io piglio sto coso però. Ah, e dillo no. Pensavo che stessi andando già. Ah no, ma... E accendi la luce dietro, Nick, che qua siamo sulla strada. Avanti, forza. Vediamo se riesci a starmi dietro. Ma lol. Ce la faremo, raga. Oh, fa 40 teoricamente, è in discesa però. Allora, non disturbare, che sono le 2:30 del pomeriggio e la gente è a casa a riposare. Oh, ma io, a me va a 40 massimo. Pure il mio. Anzi, il mio va a 43, pensa. Il mio 41. Bello sto cingolato, raga, è veloce. Certo, peccato che in inverno con la pioggia uno si bagna perché non c'ha la copertura. Però forse c'era, forse era da pagare a parte, ma io non ho voglia di pagare un mucchio di soldi. Ma tu sei di quarantena? Sì, certo, per farlo vedere un po', no? Eh beh sì, perché io sto vedendo il paesaggio, è bellissimo. Sì sì, che poi oh, sai quale, quanto è figo, c'è pure l'orologio pure qua, 14:37, pure qui c'è l'orologio, è fighissimo. Anche nel trattore, è bellissimo. Oh manicchio, certo che sei un genio, ho bisogno di un peso davanti, il mio camion qua, il mio trattore qua fa cose strane. Ah no, il peso c'è, guarda eh. Il? Il peso c'è nel trattore. Ah, e non basta, mi sa, però. Ma c'è, Hai fatto ma qua la macchina... Ehi! Io non la pago, precedenza! Io non pago, l'assicurazione gliela fai tu, Ma la precedenza era la mia! Pazzo, pericoloso, spericolato. Allora, dobbiamo andare qui a destra, Poddy. Ora che ci penso, non serviva il trattore. Vabbè, la gente lo voleva vedere, quindi vabbè, l'ho preso tanto per... No, certo, dov'è che mettiamo il cippato, scusa? È al cassone. E serve quindi il trattore? Ah, va bene, ne avevamo altri. No, 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 il macchinario funziona anche senza trattore, per quello. Ah, quello che ho io? Sì. Vabbè, veramente? Fa niente, no. Ma sì, vabbè, dai, lo usiamo un po', giusto per provarlo. Magari se mi piace lo compro e lo uso più avanti. Comunque, teoricamente siamo quasi arrivati. Se non ricordo male, io e Alex abbiamo buttato... Ecco qua. Qua ci stanno un paio di alberi abbattuti. Difatti, mo noi lavoriamo qua. Fermati più o meno lì, Poddy. Posto, qua. Però era meglio se andava avanti te, perché... Difatti, questo lo devo mettere dietro. Allora, aspetta, io vado avanti e tu fai retromarcia. Bravo. Bravo. Ok. Buono lì, fermati. Ok. Faccio io retromarcia o lo fai tu, dai, lo fai tu. Sì, sì, fai un po' di retromarcia, che così... Un po'? Vabbè, buono, dai, va bene, dai, buono, dai, che almeno c'è un po' di sole, che lì si vede qualcosa, dai. Ok. Allora, sì, però ovviamente il macchinario bisogna un pochettino sistemarlo. Allora, lo sistemo io. Che ha fatto qua questo coso alzato? Abbassa su. Non si abbassa sto coso. Ma perché non si abbassa? Ah, ecco. È dei primi G. Appunto. Allora, stacchiamo questo. Allora, spegniamo qua i fari, ovviamente. L'hai già... ci sei tu dentro al macchinario? Sì. Ok. Vado, l'accendo? No, aspetta. Ok, mo faccio io manovra qua, ci mettiamo per benino. Dici che prende? Anche qui prende! Anche qui prende. Spengo tutto. Bene, vabbè, insomma. Cominciamo ad abbattere alberi, Poddy, anche se teoricamente... Un po' retro. Anche se siamo pirli, perché qua voglio dire che famo, buttiamo questi di alberi giù, vabbè dai, buttiamo questi di alberi, non c'è altro. Basta, poi abbiamo motore già fatto, non devo fare più niente, cambio qua. Vabbè, allora io sto cominciando a buttare giù un albero, va? Ok, vai Nick, io ti guardo. Speriamo che non cada addosso al trattore. Oh, ma ho fatto, guarda, ho anche messo sotto a Poddy, è magnifico. Aspetta, Poddy, non lo butta giù, perché sennò poi si uniscono i due.
puliamo questo, trattiamo prima questo, sennò okay. poi quello gli casca addosso e non capiamo qual è uno e qual è l'altro. Vabbè che tutte e due vanno a finire nello stesso posto, però se possiamo... Ha più rami questo. Sì, questo qui darà un botto di cippato, Ovviamente il cippato che famo mo, Poddi, lo vendiamo poi in inverno. Ci facciamo la carta? Ah, io non ci faccio niente, io lo vendo e basta. Quello che ci vogliono faccio fanno, a me non mi frega niente. Io lo vendo, me lo pagano e sono felice così. No, vabbè, adesso inizia l'inverno, non è che... No, veramente c'è scritto che inizia estate. Nel gioco, però. Vabbè, sì. Nel gioco nella c'è realtà, scritto... Però... Nella realtà, veramente sta a fare ancora caldo, anche se siamo a settembre. Sta per fare autunno. Sì. Vabbè, anche nel gioco starà facendo autunno, no, secondo ancora. Qui c'è scritto inizio estate, quindi inizio estate sarà giugno, boh, maggio, che ne so. Una roba simile. Sì. Dai, io inizio a portare qualcosa via, dai. Vai. Oh, ma sti pezzi qua grossi sarà tosta, trasferirli. Aspetta, io posso tutto. Ma aspetta, non me li fa prendere. Non te li fa prendere? Ah, ok, no, aspetta che... No, si è buggato. E quando mai a Poddi gli va qualcosa bene, raga? Ma Niki, sto tronco qua è buggato. No, non è vero che è buggato. Non dire brutte parole. No, dai, io... Che devo ripigliare un'altra volta in affitto un capannone per sta roba qua. Che non c'ho posto. Devo trovare il punto giusto per la mano. Ok, eccola qua. Trovata la mano, perfetto. Hai trovato la mano? L'avevi persa? Non è che ce l'avevi nei pantaloni, vero? E no, non si dicono queste cose. Quando Poddi dice che non trova la mano, vuol dire che sta a fare qualcosa con la mano, no, ragazzi, ma qua finiamo. No, ma perché finiamo sempre questo? Ragazzi, lui stava cercando il cellulare nella tasca. Ovvio, l'ho trovato adesso. Adesso, infatti, c'è. Telefono tutto a posto? Scusa, non ho capito. Ok. Ok. Ma com'è che si accende? Ah, B, accendi. Ma scusa, che ci hai messo dentro? Niente? Poddi, io lo pago per ora di utilizzo. Te ci metti un singolo tronco, pagherò un mucchio di soldi per niente. Sai cosa conviene fare? Conviene che prima lo riempiamo di roba. Ma io mi ricordo che su farming era al contrario, cioè in base Tu sei dimenticato, l'abbiamo anche fatto all'inizio, quando c'era pure tuo fratello Luigi e altre persone. Poddi, ho detto che dobbiamo giocare realistici, togli quella roba. Ok. A posto, dai, togliamo sta roba. Allora, namo raga, e con Poddi lo sapete come si è ancora e torna. Con Poddi, ragazzi, con Poddi è inutile che uno gli dice facciamo le cose realistiche. Guarda che io faccio i record mondiali di pesi. Immagino quando Poddi c'ha le mani in tasca, non ragiona. Difatti, è sempre non ragiona mai. Ma che cosa? Spingi che! Che spingo! Spingi! Ma ce ne hai messi pochi dentro, ancora io qua sto ad affettare. Ma ce ne stanno 100 qua di tronchi. Compra un po' di Kinder. Oh, si poteva lanciare teoricamente, sì. Guarda, li ho fatti così bene, ma che sono belli. Ma che bravo che sono! Ma che tagli? Non taglia quelli. Non li prende. Se no non li tagliavo. Chiama Bruce che con lui piglia tutto. Come si accende qua? Qual è il tasto? B. La B. Hai visto? Hai visto che prende? Qui prende, ma no qui. Vai, a quello gli è piglia dappertutto. Bruce. Qui prende? No, Bruce. Chiedilo al cellulare, vedi se prende.
Telefono, prende? Scusa, non ho capito. No, non ha capito. Oh. Senti, ma portalo da un otorino sto telefono. A posto, Nick. Messo tutto dentro. Nel buco, tutto a posto. Allora, adesso vediamo... Raga, Poddy è fissato oggi. Vediamo se questo c'entra o è troppo grosso entrare. Oggi, Poddy, veramente, i pensieri ce li hai solo lì. Grosso, entra... buco, sì, ma Poddy, stai messo male. Ma se siete dei pervertiti non è colpa mia. Che Poddy, raga, che volete fare? Quando c'è una sega in mano, Poddy, che volete? Che cacchio. No, oppure non posso neanche dire ma che cacchio. Forza, Poddy, lavora. Che t'ho portato qua per niente? T'ho portato qua per lavorare. Vai. Pensaci tu. Ci vuole l'esperto qua. Namo? Che ancora abbiamo fatto niente. Ancora manco un pieno delle... abbiamo fatto. Ancora qua abbiamo Nick. Fatto manco un pieno. Ma che è successo? Ho stuzzicadenti, si è incastrato. Aspetta, che mo. Uè, vieni qua, vieni, è caduto. A posto, l'ho infilato? Okay. Certo. A posto, basta che è entrato. Non speravo che non fosse dove caduto dall'altra parte. Ma dove sta andando? Ok. Abbiamo battuto tutto sto albero, manca qualche... anche qualche tronco qua ancora. Più o meno sta andando bene comunque, dai. Sto pezzo qua non lo vuole prendere. Ora va. Ok, c'è altro? Ci sarà una mod per fare la carta magari dopo? Non lo so, può essere. Ci stanno ancora pezzi, Poddy. E te pareva? Oh. Poddy davanti. Allora, vediamo. Poi, qua, non è entrato? Più che altro mi cade dalle mani. È troppo pesante? È così, Poddy. Vediamo, allora, ma non è che hai super muscoli? No, non ne ho super muscoli, io non sono, come si chiama, braccio di ferro. Allora. Beh, difatti, fino a quando non mi fanno coltivare, seminare, spinaci. No, dove è finito il tronco? Ma non è che lo devi mettere là dentro, lo devi... Sì, lo so, ma se mi cade dalle mani lo devo prendere, se ti no? cade dalle mani, fattele controllare. Ma cadono anche a te. Vabbè, ma io perché sono più vecchio. Ragazzi, 13 settembre, compleanno di Poddy, fategli gli auguri. Mazza, non lo dovevi dire perché anni. Non lo dovevi dire perché io non ti voglio fare regali. Mo che me l'hai fatto ricordare, come faccio? No, raga, Nick, cos'è che mi deve regalare Nick, secondo voi? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Mi raccomando, regali non inferiori ai 999 euro. Ammazzo. Ecco perché non ti voglio fare regali. Ancora, non abbiamo fatto anche il pieno qua, pensa a te. Butta giù questo, va, che bello grande, va. No, non ce n'è altro. Non ce n'è, spegni. Buono, ma che tenerlo acceso per niente è un costo. Vabbè, mentre che tu butti giù l'albero, io faccio a cambio qua sto trattore, effettivamente, perché caspita l'ho comprato. Ok. Cioè, meno male che non l'ho noleggiato, non ci devo fare niente. Era giusto perché lo volevano vedere, ma se no, a dire la verità, non mi serve proprio. Allora, ce l'hai fatta? Non sei manco capace a buttare giù l'albero. Non cade. Te pareva che può fa un po' di spinge. Non cade. Ok, è caduto. Mazza, è caduto Simmo. Che hai fatto? Gli hai dato un calcio. No, basta che spinge e cade. Vabbè. Siccome è leggero. Ammazza, ma Nick, qua è troppo lungo, è finito sopra il trattore, mi sa. Vabbè, vai. Tanto è a noleggio, non è mio. Gli diremo che era già ammaccato. Dopo dicono, ma l'abbiamo comprato nuovo. Vanno fregato, non ci avete fatto caso.
Ti stavo a tagliare le gambe, cavolo. Oh, ma questo è lungo lungo proprio. Questo è quello che teoricamente si taglia con la Scorpion King. Infatti. Questo è quello della Scorpion King. Perché questo, ma sai che sembra grande. Salame spagnolo questo. Ah, non lo so io. Io so soltanto che è del buon legno, di qualità. Quindi legna... datti da fa Poddi. Ma mannaggia lui, datti guarda da fa... qua. Allora, per ora soldi non ce n'è, quindi non compro niente. Andiamo, va, entra ed esce. A posto. E forse che non ce ne vanno più, non lo so, forse che mo è pieno il cassone, boh. Sale sul trattore, vedi, no? Un attimo, che ormai metto dentro sta legna. Tanto non si perde se è pieno. La scarica dopo. Vabbè, di qua lo vedo, sì, difatti è pieno. Perché non sta scaricando più. Ok. Va bene, allora io vado a scaricare il primo carico di legna. Accendo tutto. Vado. Ok, raga, allora andiamo a scaricare nel solito posto. Lo prenderemo di nuovo in affitto. 5.000 euro a stagione. E vabbè. O poi gli pago l'affitto al proprietario. Intanto l'ho avvisato. Allora, facciamo una bella retromarcia. Così. Solito posto, solita annata. Namo. Ma mi sa che sti fari. Mi sa che sti fari qua non servono. Allora, scarichiamo e scarichiamo. Ecco qua. Olè. Oh, mi sto alzando da dietro. Ecco che il peso ci vuole. Hai visto? Ma che roba. Ale, vabbè, niente di grave. Niente di grave. Ok. Andiamo, vado, andiamo da Poddi. A Poddi. Eccomi Anizio. Qua, travaglia, lavora, basta. T'ho visto che non allora, stavo a fare niente, eh. Non so se ho perso i tronchi o non li vedo. Vabbè, no, raga, che volete fare? Ve l'ho detto. Ah, eccolo qua, non Poddi, li trovo più. Poddi c'ha pure bisogno dell'odorino, c'ha bisogno di un'altra visita oculistica. Ma niente, ma sì, l'erba è uguale al colore della legna. Ah, certo. Allora, aspetta un attimo che cerco di fare manovra qua con sto trattore vicino. Vai, scarica. Ecco che arriva la roba, raga. Credo, sì. Ah, già sta tritando, no? Sì, perché c'era quello in più che era rimasto dentro. Ok, quindi che ha tagliato? Dove hai tagliato? Io non vedo niente. E qua, sto... qua. Questo lo vedi? Com'è? L'hai fatto a pezzi? Sì. Buono, vai, forza. Butta dentro, Poddi, butta dentro. Namo, lavora. Vai, Macina. Tutto okay. Dentro. Tutto dentro che fa un altro carico. Buono, allora, Poddi, sei proprio, come ti si dice, non fai un cavolo. Butto giù un albero io, va. Butto giù questo, vai, che è bello. Butta. Guarda come li taglio bene, oh. Butti, vabbè, uguale, dai. Tanto. Lo dobbiamo scippare pure. Ok. Sì, però fallo cadere. Dov'è? È già caduto? Sì. Manco lo vedo. Dietro di te. Appunto, dico, dov'è? Manco lo vedo. L'ha buttato dall'altra parte. Vai, hai distrutto il campo alla gente, raga. Fai proprio schifo. Vabbè, ma almeno qua si vede adesso il tronco. Tutte le scuse le sa lui. Namo, dai, forza. Taglialo tutto, forza. Fallo a fette. Namo, va, ecco tutto che c'ho le mani di burro. Guarda come sono veloce a caricare il macchinario.
Che stai a fare? Bravo, Nick. Ma non fai niente? Sto cercando di sollevare. Oh, sembra pensare ai muscoli, sollevare, sollevamento pesi, Poddy, penso, raga. Ne è rimasto uno, credo, Poddy. Ma abbiamo fatto un secondo carico oppure... Sicuro di sì. Sì, vado? Dove vai? A scaricare. Ma tu non sai dove devi scaricare, non l'hai visto. Sei sicuro? Sicurissimo. A posto, allora te lo lascio fare a te. Ok, no, vabbè, dai, seguimi, dai, che ci fermiamo per il momento. Vai, piglia l'altro trattore, va. Andiamo, va, per il momento, raga, penso che può bastare perché il tempo vola. Farò un po' di cippato extra off camera. Ok. Andiamo, va. Intanto qui abbiamo un altro bel carico, quindi quantomeno insieme a Poddy abbiamo fatto minimo 62.000 di cippato. Ovviamente un po' è rimasto euro? Nel macchinario. No, quali euro magari, quali euro, niente euro. Ma te che si guadagna con un carico? Ma se va bene fai 400. Ogni 1.300 più o meno. 1.300. No, vabbè, lasciamo perdere, raga, Poddy non capisce niente. No, non ho sentito, è allagato. Ho detto 300, e 300 ogni 1.000. E quanti ne ha un carico, hai detto? 31.000, vabbè, non lo so, avrò fatto un 10.000 euro a carico. Vabbè, ah, sì. Vabbè, meglio di niente. Più meno. Ok, Ocio, che devo fare manovra qua. Mette pareva. Lì dentro si butta? Questo è il deposito che ho preso a noleggio. Ah, ma non lo vendi subito? No. Lo devo conservare. Lo devo conservare per un paio di mesi. Perché? Ah, Poddy, non lo muovere. Non sono io che sto muovendo. Ah, già, vero, è il dannato trattore che si alza col carico, vero? Quando succede qualcosa è sempre colpa di Poddy, a prescindere. Ma senti una cosa, ma perché 2 mesi? È perché Poddy è la stagione, siamo in estate, lo vende l'inverno. Ah, qui c'è, ma lo fa veramente il gioco oppure... Sì, c'è estate, okay. Inverno, in inverno nevica veramente. C'è la neve per terra. Ah, ok. No, più che altri prezzi, non sapevo che fossero rapportati in base allo stagione. Sì, è così. Vabbò, raga, per il momento noi ci fermiamo qui. Speriamo che il gameplay vi sia piaciuto. Se volete magari qualche altro gameplay insieme a Poddy, chiedetelo pure, raga. Ovviamente, come capite, però, lui non sa giocare in modo realistico. Già io mi trovo in difficoltà da solo. Beh, con lui è impossibile. Ragazzi, però, è realistico con i muscoli, uno ce l'ha i muscoli, gioca. Non è che ho preso l'albero intero, ho preso un pezzettino. Come no? Vabbò, raga, comunque sia, vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata, ci becchiamo presto, ciao, alla prossima, raga! Ciao!